non diciamo e non voglio dire buona visione, ma buona partecipazione. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Lo vedete, il Nazareno insegna nel nostro tempio come se fosse un profeta. È vero, Caifa. Come possiamo lasciarlo fare? Il gruppo dei suoi seguaci cresce di giorno in giorno. Potrebbe essere pericoloso lasciarlo fare. So bene che quell'uomo rappresenta un pericolo per tutti noi e per la stessa vita di Israele. Liberiamoci di lui prima che sia troppo tardi. Voi parlate così aspramente di un uomo giusto, un uomo che parla bene delle nostre sacre scritture. Io non mi unirò a voi in questo complotto. Non ascoltare Giuseppe d'Arimatea. Esaltano Gesù come il liberatore annunciato dalle profezie. Il popolo potrebbe presto ribellarsi. Non preoccupatevi. Il sacrificio di un solo uomo per il popolo non farà perire l'intera nazione. Vieni avanti, Giuda Iscariotto. Ecco le tue monete. Dove troviamo Gesù? Ogni sera lui va a pregare nell'orto degli ulivi. È lì che potete trovarlo. Sarai tu a condurre le guardie da lui. Quando sarete arrivati, indicherai Gesù. Gesù, pietre Dio, abbiamo fatto come tu ci hai detto. La tavola dove trascorrere insieme la Pasqua è pronta. Bene, Giovanni. Andiamo. Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi.
prima di partire. Perché vi dico che non la mangerò più finché non sia compiuta nel regno di Dio. Prendete di questo vino e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio. Questo è il mio corpo, che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è sparso per voi. La mano di colui che mi tradisce è con me sulla mensa. Ma cosa dice? No, non può essere. Chi sarà? Giuda, quello che devi fare, fallo presto. Quando non ci sarà più, chi di noi sarà il più grande? I re governano sui loro popoli e quelli che hanno potere su di essi si fanno chiamare benefattori. Voi però non agite così. Chi è il più grande diventi come il più piccolo e chi governa diventi come quello che serve. Io sono il vostro maestro, ma sono qui tra voi come un servo. Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: perquoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Pietro, pregherò per te perché non venga a meno la tua fede. Tu, quando sarai tornato, riunisci i tuoi fratelli. Io resterò sempre con te. In verità ti dico, proprio tu, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. No, non succederà. Non sia turbato il vostro cuore. Io vado a prepararvi un posto nel regno del Padre mio. Voi conoscete la via. Io sono la via, la verità, la vita. Andiamo. Come ogni notte, è giunto il momento di pernottare e pregare sul Monte degli Ulivi. Sta scritto
non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Pietro, Giovanni, Giacomo, pregate con me. Pregate per non cadere in tentazione. Padre, allontana da me questo momento. Non farmi bere da questo calice. Se questa è la tua volontà, allora si compia su di me ciò che è scritto. Vi siete addormentati? Non siete riusciti a vegliare con me? Maestro, l'ora è giunta, colui che mi tradisce è vicino. Giuda, è con un bacio che tradisci il figlio dell'uomo. Arrestate Gesù il Nazareno. Smettete. Basta così. Rimetti la tua spada nel fodero, Pietro. Voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me. Ma questa è la vostra ora. Luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce.
ha detto che distruggerà il nostro tempio. Ha detto che lui è il figlio di Dio. Dici cosa vai predicando, Gesù Nazareno? Io ho parlato apertamente, davanti a tutti, nel tempio e nella sinagoga. Interroga quelli che mi hanno ascoltato. Loro sanno quello che ho detto. È così che si risponde davanti al sommo sacerdote? Se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Se sei tu il Cristo, perché non lo dici apertamente? Se lo dicessi, voi non mi credereste. Ma il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Tu sei dunque il figlio di Dio? Io lo sono. Ha bestemmiato! Deve essere condannato a morte per questo. Portatelo via! Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Tu sei uno dei discepoli dell'uomo che hanno arrestato. No, io non ero con lui. Sì, anche quest'uomo stava con Gesù. No, donna. Io non conosco quell'uomo. Non ti ho forse visto con lui? Sì, anche tu, Galileo. Io non conosco quell'uomo. Perdonami, Gesù. Ho temuto per la mia vita e non sono riuscita a starti vicino. La paura ha avuto il sopravvento su di me. Ma tu, salvami da queste acque agitate. Tendi la tua mano a quest'uomo di poca fede. E come sul lago di Tiberiade, lascia che io possa afferrarla per non lasciarla mai più. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Cosa lo accusate? Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo e affermava di essere il Cristo Re. Non mi mischiate nelle vostre liti. Giudicatelo secondo la vostra legge. Se non fosse un malfattore, non l'avremmo rimesso nelle tue mani.
Consegnatelo! Dunque, tu sei il re dei giudei. Mi sequestro a te. Oppure altri. Te l'hanno detto sul mio conto. Giudeo, parlami tu del tuo regno. Il mio regno non è di questo mondo. Poiché se fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Tu quindi sei davvero un re? Tu lo dici. Io sono re. Per questo sono venuto al mondo. Per rendere testimonianza alla verità. Chi è nella verità, ascolta la mia voce. Non avere a che fare con quel giusto. Oggi fui molto turbata in sogno per causa sua. Claudia, non temere. Ti prego. Non condannare il Nazareno. Deciderò nell'interesse di Roma. Caifa, non trovo in lui alcuna colpa. Costui solleva il popolo per tutta la Galilea. Se quest'uomo è un Galileo, sia portato davanti ad Erode e lo giudichi lui. Io, come la luce, sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Erode, porto davanti a te Gesù di Nazareth, un Galileo. Il Sinedrio dice che sobbille il popolo. Il procuratore Pilato vuole che sia tu a giudicarlo. Bene, ecco il grande profeta. Gesù, ho sentito molto parlare di te. È vero che fai miracoli? Dimmi. Hai fatto riacquistare la vista a molti ciechi. E come hai fatto a guarire storpi, malati, perfino i lebbrosi?
possiedi davvero questo potere. Trasforma questa brocca in oro. Beh, che aspetti? Siamo qui per te. Mostraci le tue capacità. Centurione, ma quest'uomo non fa niente. Non mi diverte e nemmeno parla. Basta. Che sia Pilato a decidere il suo destino. Va, re dei Giudei. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io lo rinnegherò davanti a Dio. Avete portato da me quest'uomo come sobillatore di popolo, come uomo pericoloso per Roma. L'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui alcuna colpa. E nessuna colpa ha trovato Erode. Non ha fatto nulla che meriti la morte. Deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Centurione, fai portare qui Barabba. Parlo a voi, giudei. È usanza liberare un prigioniero per la Pasqua. Chi volete che io liberi? Barabba o Gesù, chiamato il Cristo? Libera Barabba. Volete quindi condannare un innocente e liberare un assassino? Che farò dunque di Gesù? Crocifiggilo! 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 Ma che male ha fatto? Basta! Castigherò quest'uomo severamente, ma poi lo rilascerò. Fatelo flagellare. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Sei pronto, re dei giudei? Quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Puri di cuore, perché vedranno Dio. Questa è la tua corona, re dei giudei. Mettiamo anche il mantello al re. E questo è il tuo scettro. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Ecco l'uomo! Sì, è crocifisso! Sì, è crocifisso! Sì, è crocifisso! Non parli. Non vedi che sta a me decidere il tuo destino. Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo, chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Se liberi quest'uomo, sei figlio di Cesare. Ebbene, sia messo a morte. Io mi lavo le mani dal sangue di questo giusto.
Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Gesù, sono qui. Sono con te. Madre. Forza, Giudeo, rialzati. Figli di Gerusalemme, non piangete su di me. Piangete su di voi e sui vostri figli. Verranno dei giorni nei quali si dirà: beate le sterili che non hanno generato, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno vecchio? Ehi tu, aiuta il tuo re. Porta anche tu la sua croce. Caifa, riprenditi i tuoi denari e fai liberare Gesù. Io non volevo la sua morte. Lascia in pace il sommo sacerdote. Queste monete sono sporche del sangue di un innocente. Io non le voglio. Thank you.
Cristo, tu sei il Messia. Io lo so. Allora mostrati nella tua potenza a chi ti condanna. Mostrati davanti al popolo di Gerusalemme. Questo volevo. Tutti ti avremmo seguito. E invece vai verso la tua morte. Cristo, perché allora non hai fermato la mia lingua, accecato i miei occhi e bruciato il mio cuore? Tu vai a morire senza un lamento e io sento ormai la vita uscirmi dalla carne. Ma se deve essere morte, che lo sia anche per me, ora, subito. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Tieni, Gesù, asciuga il sangue dal tuo viso. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Tirate bene le sue braccia. Ah!
Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Con questa scritta tutti sapranno che sei il re dei Giudei. Abba, padre mio, non mi abbandonare. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Neanche tu hai timore di Dio. Egli non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Figlio, madre, la mia ora è giunta. Figlio, figlio mio, donna, ecco il tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. Sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ho sete. Padre, tutto è compiuto. Nelle tue mani consegno il mio spirito.
Padre, padre mio. Assicuratevi che siano tutti morti e poi toglieteli dalla croce. Costui era davvero un giusto. L'agnello innocente è stato immolato. Quel sangue sparso, entrato nella terra, sarà il seme della salvezza per tutta la storia, per tutti i popoli, per noi, qui, oggi. L'agnello immolato ha preso su di sé i nostri peccati e li ha inchiodati su quella croce. Nel suo sangue siamo stati lavati. Dalla sua morte noi riceviamo la vita. Sono Giuseppe d'Arimatea. Vengo a chiederti il corpo di Gesù il Nazareno per dargli una giusta sepoltura. Lo vorrei portare nel mio sepolcro. Prendi pure quel corpo straziato e dagli la sepoltura che ritieni. I miei soldati ti seguiranno. Tra tutte
le sante piaghe che gli dettero grande pena e dolore nel corpo, Gesù rivelerà a San Bernardo di Chiaravalle che la più dolorosa fu quella sulla spalla dove poggiava la croce, profonda, predita e che scopriva tre ossa. Gesù sarà sempre molto riconoscente a quanti vorranno ricordare questa piaga nelle proprie preghiere. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male, a chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica, da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. E la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Cercate tra i morti colui che è vivo. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?
Abbiamo assistito, ma più che altro abbiamo ricevuto l'opportunità di partecipare a questa drammatica passione e morte di nostro Signore proprio nel periodo ormai conclusivo della Quaresima. È Gesù che risorge, ridona ancora a noi la speranza, perché ci apre la porta del paradiso, perché seppur in tempi come questi di violenza, di guerre, la gioia pasquale non viene fermata, e questa gioia deve necessariamente completare il messaggio del Vangelo, così da infonderci la speranza della vera vita, della vita eterna. Grazie a tutti coloro che hanno interpretato e hanno saputo vivere anche in prima persona la parte dei personaggi del tempo, grazie a chi ha approntato tutti gli allestimenti e organizzato i costumi di scena, a chi ha gestito l'audio, le luci, le musiche, e chi ha offerto il proprio tempo, di giorno e anche di notte, nei vari servizi di assistenza delle persone. Un ringraziamento particolare va al Comune di Cagliari per aver reso possibile questa rappresentazione e per aver patrocinato questo evento. Un grazie alla Prefettura, alla Fiera di Cagliari, ai rimorchiatori Onorato, al service delle luci di Electro Music e tutti coloro, tra i presenti e anche gli assenti, che hanno voluto offrire un personale aiuto economico alla parrocchia, all'oratorio mercedario per questa iniziativa che speriamo continui ancora nel tempo e soprattutto continui a ravvivare in noi la speranza in un mondo migliore che nessuna violenza potrà mai fermare. Grazie a Sua Eccellenza per averci onorato anche della sua presenza anche in questa serata con un po' di freddo. Ieri abbiamo vissuto la via della croce in maniera liturgica a Monte Urpino, oggi l'abbiamo vissuta ancora così, domani la vivremo nelle nostre chiese partecipando, diremo, liturgicamente alla passione del Signore. Il Venerdì Santo sarà ancora il giorno più santo e più bello, perché lì Gesù ha definitivamente schiacciato il capo al male, al nemico, al serpente, per poi ritrovarci nel giorno di Pasqua insieme a Lui, agli angeli, a Maria e a tutti coloro che hanno creduto in Lui anche dopo la morte. Grazie a tutti e un grazie, vorrei dire, a chi si è preso cura in maniera totale, dicevo, di giorno e di notte, perché tutto questo potesse essere realizzato, al regista e a tutti coloro che qui con me, dietro di me, ci hanno resi la gioia del Cristo, oggi da morte.